Allora, buonasera, partita finita per 4-0, abbiamo passato una serata tranquilla per una volta passiamo una serata tranquilla. Intanto sto vedendo la serata della Fiorentina 2-2, manca 30 secondi. Una serata tranquilla, la partita in teoria poteva essere difficile, perché noi quando siamo chiamati ad andare a costruire il gioco, far noi la partita, andiamo sempre a difficoltà, prendiamo sempre tante di quelle ripartenze. È sempre stato il nostro punto debole, soprattutto con le squadre piccole o medio piccole, con tutto rispetto parlando per il Genoa. Invece abbiamo cominciato bene, merito di questa partita anche di aver fatto bene anche di Nainggolan, che si è mosso bene, finalmente ci ha fatto vedere quello per cui l'abbiamo preso. Siamo riusciti a sbloccarla subito al 13° minuto con Gagliardini, che oggi fa doppietta, che ha fatto la Lazio perde 1-0, tra l'altro neanche lo sapevo, mancano 2 minuti, quindi insomma, tutto molto bene per noi. Mettiamo la Roma a 8 punti in questo momento, che è finita la partita. La Lazio sarebbe a 5 punti vincendo la sua partita in ritardo con l'Udinese, quindi arriverebbe a 5 punti, e il Milan che è quarto è a 4 punti, quindi abbiamo più 5 sulla quinta, che è la Lazio, con i match, i confronti diretti in nostro favore, perché abbiamo perso sì in casa 1-0, abbiamo vinto 3-0 là, quindi molto bene. Mancano 2 minuti, la vedo finire con voi. E dicevo, Gagliardini fa questi 2 gol, è il 5° gol che fa in campionato, ne ha fatti 4 al Genoa, va bene, ha fatto bene anche lui, ha segnato Icardi, ha fatto un assist a Pedic, si è mangiato un gol facile, però insomma l'azione l'ha finalizzata bene, la palla è finita sul palo, si è mosso bene. Trovo non giusti comunque i cori che ha preso Icardi dalla curva. Io sapete qual è la mia posizione, per me Icardi può andare via, però i conti li faremo a fine anno, adesso si deve fare tutti fronte comune, quindi che la Nord abbia fatto i suoi comunicati, tutte quelle sue cose, quello che volete voi, però fischiare un giocatore, abbiamo tutti un obiettivo comune, che deve essere quello di andare in Champions. A oggi ci si mette bene, perché la Lazio sta perdendo, manca un minuto, e quindi oggi giornata positivissima per noi. Quindi Icardi ha fatto bene anche lui, si è mosso abbastanza bene, ha fatto un bel passaggio a Pedic si è mosso bene anche lui, insomma oggi è partita facile, di relativa tranquillità, tant'è che al 65esimo Brozovic è uscito, tutto per risparmiarlo, perché poi abbiamo l'Atalanta che giocherà domani, e quindi poi verrà a giocare domenica domani alle 6 con un giorno meno di riposo. Questa è una cosa importante, anche perché dopo loro avranno anche la semifinale di ritorno con la Fiorentina, quindi insomma non, tante partite da fare anche loro, quindi noi dobbiamo sfruttare questo momento, portarcela a casa, ma adesso godiamoci il risultato di stasera. Dicevo che i fischi della Nord sono possono insommiarsi gli insulti, poi si deciderà a fine anno le sorti di ognuno. Ripeto, non possono essere Icardi il responsabile, i Brozovic, i Perzic, i Nainggolan hanno fatto proprio tante cazzate, quindi i conti li facciamo alla fine. La partita è finita, la SPAL batte la Lazio 1-0, tutto ritorna come prima. In questo momento siamo terzi con 4 punti sul Milan, che è quarto. La Lazio, vincendo la sua partita in ritardo, arriverà a massimo 5 punti da noi, e la Roma è a 8 adesso. Prossima domenica Inter-Atalanta, sabato c'è Juventus-Milan, Sampdoria-Roma, e la domenica dopo ci sarà Milan-Lazio, noi andremo Frosinone, quindi io non voglio dire niente, cominciamo partita dopo partita, però siamo messi abbastanza bene. Oggi la squadra ha fatto bene, ripeto, il nostro punto debole è quando dobbiamo farne la partita, soprattutto con queste squadre medio-piccole che andiamo in difficoltà, siamo vulnerabili, invece oggi abbiamo visto tutti molto bene, con la voglia di giocare, di fare bene. Certo, trovare il gol subito ti dà appunto poi la possibilità di gestire e di sviluppare bene. Infatti mi hanno visto pure Giovanni che è entrato, Borca Valero, con calma,
e Keita per Icardi, che ha giocato comunque 86 minuti. Adesso pensiamo alla prossima, bene così, sempre forza Inter. Ripeto, a me non piace neanche a me Icardi, però andarlo a insultare così, perché allora i Perisic non lo insultate, una Nainggolan, fatto che erano ricassate, quindi non dico di fare una tregua, non vi piace, ok, però lasciamoli giocare, perché poi giocare sotto gli insulti e i fischi è complicato. Adesso, se veramente arrivano a fare tutti il loro dovere, la squadra può prendersi il terzo posto, l'abbiamo visto. Ripeto, non siamo dei fenomeni come non eravamo di scappare prima. Qua leggo, basta che si pareggia una partita, settimo posto, sesto posto, quando si perde colpa di Spalletti, oggi ovviamente chi è? Colpa di merito di Cardi, Spalletti non ha meriti, i giocatori non hanno meriti, insomma, i meriti e i demeriti vanno divisi in egual misura. Oggi il pelato passerà una giornata tranquilla. Sempre forza Inter, ci vediamo alla prossima.